Ciao Zoe, io sono Sergio, non mi conosci? E lei è Ivy, la mia cavallina di 5 anni. Mi ha appena dato un messaggio da darti te, perché ha saputo da dei suoi amici, altri animali ovviamente, degli uccellini che vengono dalla tua zona, che hanno saputo che tu hai paura di loro, hai paura degli animali, hai paura che vengano la sera per farti del male. E loro sono tristi. Sono tristi perché hanno detto: perché Zoe ha paura di noi che non vogliamo farle assolutamente niente? Noi siamo buoni, noi non vogliamo fare del male ai bambini, noi i bambini invece li amiamo e quindi non ci viene assolutamente il pensiero di fare del male a loro. E quindi Ibi mi ha appena detto di dirti questo, mi ha appena detto di dirti di non avere paura, di dormire tranquilla la sera, che anzi gli animali che vivono vicino alla tua casa, se riescono e possono, ti proteggono invece di fare in modo che tu abbia paura. Ti proteggono da qualsiasi cosa che possa spaventarti, perché è nella loro natura non fare del male. Loro non vogliono farci del male. Vedi, io sono vicino a lei, guarda quanto è alta. Quando tu non riesci a dormire alla sera, loro ci stanno male, loro soffrono, sono tristi. E quindi, tramite Ibi, mi hanno detto: di a Zoe di non aver paura di noi, di a Zoe che alla sera dorma tranquilla, perché noi non le vogliamo fare del male, anzi, quello che noi vogliamo fare, se possiamo, è proteggerla. Zoe, anche Ivy ti saluta e anche Ivy si raccomanda che tu dorma la notte tranquilla. Guarda, guarda quanto è buona. Quanto non farebbe mai del male a nessuno, a tutti gli animali non farebbero del male a nessuno di noi. E quindi tu devi dormire la notte tranquilla. Io, Sergio, e lei, Ibi, ti salutiamo augurandoti una buona notte e un buon sonno. Ciao, Zoe.